Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto. Siamo qui anche oggi in questa bellissima giornata di sole per parlarvi di quella che sarà la nostra avventura in Europa. Quali saranno le particolarità del Movimento 5 Stelle in Europa? Beh, saranno delle cose molto interessanti, se vi fermate un attimo ne parliamo insieme. Allora, iniziamo da un punto essenziale per noi, quella che è la nostra avversità rispetto ad organismi istituzionali che non sono rappresentativi, quindi che sono non eletti ma che sono composti da persone nominate. Come voi sapete, nell'insieme delle istituzioni europee, quindi il Consiglio europeo, la Commissione europea ed il Parlamento europeo è l'unico organo elettivo, cioè vuol dire che i suoi componenti sono eletti dai cittadini. Diversamente, la Commissione ed il Consiglio europeo non sono organi elettivi, quindi significa che sono composti da persone nominate dai governi degli Stati. Questo a qualsiasi appartenente al Movimento 5 Stelle inizia a creare, a determinare una sorta di orticaria, perché dove e in ogni occasione in cui si rompe il vincolo tra l'elettore e chi va a rappresentarlo, chi dovrebbe rappresentarlo nelle sedi istituzionali, lì c'è per noi una gravissima ferita della democrazia. Quindi uno dei nostri lavori sarà quello di cercare di incidere per modificare l'architettura istituzionale dell'Unione Europea e quindi per portare sempre più rappresentatività dentro le istituzioni. Altra cosa che diciamo rivendichiamo e siamo assolutamente certi che sia diversa da quanto hanno fatto sino adesso tutti gli altri partiti, i rappresentanti che avete eletto e mandato in Europa in questi anni, sarà una cosa per noi scontata, ma per niente scontata nel panorama politico. Cioè, voi avrete questa sorpresa che i rappresentanti del Movimento 5 Stelle eletti nel Parlamento europeo parteciperanno costantemente ai lavori dell'aula, cioè saranno presenti in aula. Questa è una novità, perché la maggior parte dei rappresentanti europei che avete sempre eletto non avevano questa abitudine, quindi non erano molto, usiamo il termine, costanti nella partecipazione alle attività del Parlamento europeo. Altra caratteristica singolare è che questi rappresentanti del Movimento 5 Stelle, oltre a essere sempre presenti al Parlamento europeo, li troverete sempre nel territorio, e questa è per noi una cosa indispensabile per mantenere il collegamento con gli elettori e con il mandato elettorale. E passo un attimo la parola a Vanessa Passione. Ma soprattutto leggeremo comunque non condannati, non indagati, non riciclati. Questa è la vera novità del Movimento 5 Stelle. Persone pulite che non hanno mai avuto esperienza politica, che non sono riciclate e non hanno nessun processo in corso. Credo che questa sia la vera svolta del Movimento 5 Stelle, riportare l'onestà anche in Europa, ridiscutere i trattati, cercare di capire se il popolo vuole rimanere dentro l'euro o non vuole uscire da questo meccanismo che ci soffoca, soprattutto del 3% del deficit di bilancio pubblico. Io credo che siano i cittadini che debbano decidere tutto questo, che non debba tutto questo avvenire a livello centrale, a livello europeo. Sono i cittadini che devono decidere quale sia la politica giusta da adottare anche nelle istituzioni comunitarie, perché ricordiamoci che le direttive e i regolamenti sono vincolanti per gli Stati e gli Stati spesso non riescono a portare la loro realtà, perché comunque siamo tutti eterogenei. Il rapporto deficit-PIL del 3% non va bene per tutti gli Stati, perché ognuno ha la propria velocità, ognuno ha la propria economia. È questo che noi vogliamo ridiscutere, cercare di capire se il 3% si può ridiscutere, se possiamo uscire dall'euro. Non diciamo che noi
noi non vogliamo l'euro, noi diciamo il popolo vuole rimanere dentro l'euro o non vuole rimanere dentro l'euro. Siamo noi che dobbiamo decidere, nessuna decisione già presa a tavolino, è questo che noi vogliamo cambiare. Grazie. Aggiungiamo un'altra cosa, tra le novità che il Movimento 5 Stelle porterà al Parlamento Europeo, una cosa che dovrebbe essere scontata in qualsiasi rappresentante dei cittadini, ma che in realtà non è affatto così, si chiama coerenza. Si chiama coerenza ed è una parola molto rara, sì, e significa che il Movimento 5 Stelle, a differenza di tutte le forze politiche, vota allo stesso modo, guardate un po', sia qui a Udine che a Roma che nel Parlamento Europeo. Questo significa avere un programma e rispettarlo dovunque, nelle sedi dove i rappresentanti dei cittadini devono manifestare il loro voto. E questo succederà anche in Europa, quindi lì gli impegni che sono stati presi verranno rispettati e soprattutto troverete i vostri europarlamentari, i vostri europarlamentari del Movimento 5 Stelle che saranno qua costantemente e il Movimento nel territorio li costringerà sicuramente, li inviterà a essere sempre presenti e a relazionare quanto hanno fatto nelle sedi europee e dimostreranno cosa vuol dire avere un programma e realizzarlo nelle sedi deputate. E faccio solo un esempio nazionale per farvi capire cos'è il senso della coerenza. Allora, a parte quanto aveva detto il Presidente del Consiglio attuale Renzi, che si era espresso in questi termini dicendo Enrico stai sereno, ovviamente parlava di Enrico Letta, e diceva io non andrò mai al governo se non attraverso libere elezioni, e infatti il PD lo ha messo a capo del governo sostituendo in corsa quello che era il Presidente del Consiglio. Quindi questo è una dimostrazione secondo voi di coerenza? Aggiungiamo un'altra cosa e veniamo a livello locale. Qualcuno di voi ovviamente sarà informato sulla questione della fusione AMGA-ERA. Bene, allora l'aggregazione tra AMGA e ERA è stata un'operazione che non ha solo riguardato la città di Udine, ma che sta riguardando man mano i comuni dell'Emilia Romagna, del Veneto, del Trentino, del Friuli Venezia Giulia, dove appunto ERA sta incorporando volta per volta tutte le municipalizzate. Bene, allora il Movimento 5 Stelle nei comuni dove è presente ha sempre votato contro la fusione e questo per motivi sia di merito che di principio. Bene, SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, invece ha votato un po' a istinto, infatti ha votato in Italia sempre in tutti i comuni contro la fusione, mentre a Udine, guardate un po', ha votato a favore della fusione. Secondo voi questo è un problema o non è un problema? Si pone un problema di coerenza rispetto al mandato ricevuto dagli elettori oppure no? Secondo noi sicuramente sì. Qualcuno sicuramente potrebbe dire, probabilmente gli accordi fatti a Udine con AMGA da parte di ERA saranno stati diversi da quelli siglati con altre municipalizzate in Italia. No, il copione è lo stesso, perché è ERA con la sua potenza economica che va nel territorio e impone le condizioni della fusione. Quindi votare in modo contraddittorio a Udine e nelle altre regioni non è in nessun modo ammissibile, se non per motivi di accordi politici nelle maggioranze in cui SEL appunto siede al governo delle città. Questo è il punto fondamentale. Noi vogliamo superare una politica nella quale le decisioni vengono prese secondo le convenienze, secondo le opportunità, secondo i momenti. Per noi ci sono dei principi e questi principi devono accompagnarsi alla coerenza nella loro realizzazione e questa è una cosa fondamentale. Ci tenevo a ricordare che attualmente a Padova il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto alla Corte dei Conti proprio per la fusione tra ERA e ACGAS APS. La stessa cosa che è successa qui a Udine, fusione.
più sposto alla Conte dei Conti, perché tra il concambio delle quote sembra che ci siano 800 milioni di danno erariale. Non voglio, anzi non vogliamo fare supposizioni che ciò sia avvenuto anche a Udine, però il Movimento 5 Stelle sta studiando anche le carte, proprio per capire se anche qui c'è la probabilità che ci sia stato un eventuale danno erariale. Questo ci tenevo a ricordarlo, perché forse alle volte si... diciamo che sia un po', non voglio dire superficiali, però forse presi un po' dalle troppe carte da studiare, dai troppi documenti che ogni consigliere ha a disposizione, magari non ci soffermiamo un po' di più a leggere. Ecco, noi ci teniamo a approfondire questo discorso proprio per capire se anche qui c'è la probabilità che si sia verificato quello che si presuppone si sia verificato a Padova. Ecco, grazie. Un altro esempio di coerenza, sempre a livello nazionale e a livello locale, ricordo che per quanto riguarda i concessionari di slot machine, che sono stati condannati dalla Corte dei Conti a pagare 2,5 miliardi di danno erariale, sono stati condonati a livello nazionale dal PD, mentre a livello locale il PD cosa fa? Vota a favore di un manifesto dei sindaci contro il gioco d'azzardo. Questo sì, secondo voi è un esempio di coerenza? Un governo che a livello centrale vota un condono alle concessionarie di slot machine e a livello locale vota a favore di un manifesto contro il gioco d'azzardo. Bene, noi continuiamo a essere coerenti, il Movimento 5 Stelle ha denunciato questo scandalo perché il condono è passato all'interno delle pieghe del decreto IMU, che è una vergogna, mentre a livello locale appunto si fa il contrario, si cerca di contrastare il gioco d'azzardo. Ma come? Si condona a livello nazionale e si contrasta a livello locale. Non c'è molta coerenza. Bene, oltre a aver denunciato chiaramente la questione a livello nazionale, noi a livello locale ci siamo posti appunto a favore del manifesto dei sindaci contro il gioco d'azzardo, portando anche una nostra proposta di cercare di sgravare i locali dalle tasse, dalla TARES, dalla COSAP, che decidono di non installare slot machine all'interno dei loro locali, perché questo potrebbe essere un incentivo anche per i locali, gli esercizi commerciali, a non detenere queste macchine infernali, le voglio chiamare così, perché non portano niente di buono al territorio, portano solo degrado, portano dispiacere all'interno delle famiglie, portano problemi sociali. Perché comunque sono solo macchine infernali, volte solo a mangiare i soldi delle persone e a approfittare della debolezza delle persone. Ecco, io ritengo che questo manifesto sia molto importante, quindi dobbiamo cercare non solo di fare informazione preventiva contro il gioco d'azzardo, ma anche cercare di adottare gli strumenti validi, e questi strumenti validi li possiamo adottare anche a livello locale, perché comunque ricordo che c'è una legge regionale del Friuli Venezia Giulia volta proprio a cercare di contrastare questo fenomeno. Speriamo, ci auguriamo che anche a livello nazionale possa presto esserci una legge, possa presto essere approvata una legge che vada contro questo gioco d'azzardo patologico. Grazie. Buongiorno, sono Claudia Gallanda, consigliera comunale a Udine. Volevo solo aggiornarvi sulle ultime novità sul parcheggio di Piazza Primo Maggio. Sono state fatte 3 audizioni per approfondire il tema, quindi la prima volta si è sentito il presidente della SSM Buginello e l'ingegner Pellegrini, che è il nuovo RUP del parcheggio, quindi dopo aver tolto l'ingegner Fantini, adesso è l'ingegner Pellegrini della SSM che seguirà i lavori. Sì, che diciamo farà questa supervisione da RUP. E la seconda volta, noi chiedevamo un contraddittorio già dalla prima convocazione, tra l'altro c'erano 3 versioni contrastanti, il presidente destro
si è dato una versione, il sindaco un'altra, il presidente Canciani un'altra ancora, e io ho chiesto una carta a questo avviso. Quindi ho chiesto una carta che comprovasse di vedere chi avesse ragione dei tre. E ad oggi, dopo un mese, ieri era un mese, dopo un mese bisogna dare una risposta scritta per obbligo di legge, questa risposta non mi è ancora pervenuta, quindi sarà mia cura trovare tutte le strade per avere una risposta chiara. Comunque il contraddittorio non c'è stato, secondo noi il contraddittorio è utile per capire bene la questione, perché chiaramente se senti le parti separate non hai mai una visione, se non c'è un contraddittorio chiaro per capire la situazione, uno dice la sua, l'altro dice la sua e l'altro dice la sua. La seconda volta è stata la volta dell'ingegner Infantini, che ci ha relazionato, ha fatto una lunga relazione di 70 pagine per spiegare la sua posizione. E la terza volta sono venuti invece tutti insieme il responsabile dell'impresa Vidoni, l'ingegnere, adesso non ricordo il nome, comunque poi il collaudatore statico, il collaudatore amministrativo, quindi il dottor Loschi e il dottor Kreigero, e dopo era presente anche l'ingegner Vidoni. Noi chiedevamo comunque anche la presenza del direttore dei lavori, perché quale figura chiave, tra l'altro figura di cui si parla molto poco sui giornali, ed è la figura che doveva secondo noi intervenire a un certo punto, invece ha dovuto intervenire altre persone al posto suo, quindi la sua figura era una figura chiave secondo noi, e abbiamo chiesto anche nell'ultima commissione con forza che venisse sentita o che venisse fatta un'altra audizione, presente anche lui. Adesso aspettiamo di vedere se questa quarta audizione verrà fatta. Né in qual caso la maggioranza non voleva che venisse fatta, secondo noi avrebbe avuto il dovere morale di convocare altre persone della direzione dei lavori, in quanto informate sui fatti. Quindi se il direttore dei lavori era malato, ad esempio, doveva essere convocata altre persone della direzione dei lavori, se si volevano chiudere le sedute. E adesso presenteremo una mozione, il 22, anzi vi invitiamo al Consiglio Comunale del 22 maggio alle 17.30 a Palazzo D'Aronco, in cui si parlerà tra l'altro anche dell'IMU, della tassa sui rifiuti, di tutte queste cose che penso, almeno spero, dovrebbero interessare tutti noi. Ecco, e si parlerà e presenteremo una mozione in cui chiediamo che il nuovo RUP, l'ingegner Pellegrini, sia sentito periodicamente ogni mese per relazionarsi sulla situazione del parcheggio, perché diciamo, mettiamo le mani avanti e la maggioranza ha detto va tutto bene, a che serve fare queste cose, però purtroppo in Italia succedono continuamente cose che ci impongono come minoranza e come opposizione, diciamo, se non altro a livello morale, di tenere gli occhi aperti e di crearci il problema della prevenzione. Cioè, se poi non succede niente, meglio ancora, siamo tutti felici e contenti, ma se quel caso un giorno succedesse qualcosa, che ad esempio i costi del parcheggio aumentano e queste cose qui, noi se lasciamo correre, con che faccia ci presentiamo agli elettori? E quindi pure, diciamo, in buona fede, sperando che vada tutto bene, siamo obbligati e richiediamo un controllo periodico. Vediamo se la maggioranza accetterà questa nostra mozione. Tra l'altro ricordo che i 5 Stelle di Milano ai tempi hanno fatto presente che all'Expo c'era qualcosa di poco chiaro, quindi adesso, dopo 4 anni, purtroppo si vedono i risultati, quindi ogni grande opera secondo noi va monitorata con attenzione. Va tutto bene? Benissimo. Va tutto male? Non possiamo dire, non ve l'avevamo detto. Grazie. Anche qui, sempre rispetto al parcheggio, voglio ricordare che il
Movimento 5 Stelle ha presentato durante la revisione dello statuto del Comune di Udine due articoli importantissimi, uno sul bilancio partecipativo e uno sul referendum propositivo e abrogativo. Questo, se passerà in consiglio, perché è già stato approvato in commissione ed è una nostra proposta, permetterà, appunto, se passerà in seduta consigliare, di riuscire a capire se i cittadini vorranno le grandi opere proprio come il parcheggio di Piazza Primo Maggio, cercare di capire se i cittadini lo vogliono o non lo vogliono. Quindi per il futuro, se questi due articoli verranno approvati, i cittadini avranno qualcosa in mano, qualcosa di preziosissimo, potranno decidere quali opere fare nel Comune di Udine, riuscire a condizionare l'attività del Comune, il governo della città. Questo credo che sia fondamentale, no? Abbiamo detto che la politica deve tornare in mano ai cittadini. Questi due strumenti sono fondamentali, perché attraverso il bilancio partecipativo i cittadini riescono a decidere se destinare una quota economica per la costruzione di una determinata opera oppure per un determinato progetto che per i cittadini è di fondamentale importanza, oppure col referendum, cercare di capire se vogliono un'opera o non la vogliono.